tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Trovato morto nel fiume il 16enne scomparso dopo aver fatto il bagno con la comitiva di amici. Cede il pavimento e finisce al piano di sotto mentre fa la doccia, ferito un uomo di 60 anni. E Mario Borroni, il nuovo presidente regionale delle Proloco, eletto sabato scorso a Fano. Festa della solidarietà a Centinarola, anche quest'anno è stato un successo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Lo hanno cercato per tutto il pomeriggio, poi le speranze di trovarlo in vita si sono definitivamente infrante quando i vigili del fuoco, i sommozzatori, lo hanno trovato senza vita nel fiume Candigliano, dove nel pomeriggio era andato a fare il bagno con una comitiva di amici. Sono andata avanti fino a tarda sera alle ricerche di Deo Jordan Basacchi Mbembo, il 16enne scomparso alla Golena del Furlo intorno a mezzogiorno di domenica, quando è stato visto per l'ultima volta mentre si allontanava per andare a fare un bagno nel fiume Candigliano. Il minorenne, richiedente asilo politico e proveniente dal Gabon, era ospite di una comunità di Rimini, Papa Giovanni XXIII, e insieme ai compagni e ai responsabili della struttura si era recato al parco della Golena per una gita domenicale. Alle ore 13 il giovane non si è presentato all'appello degli educatori, così gli amici hanno iniziato a cercarlo per le sponde del Candigliano. Poi qualche ora dopo, quando le ricerche hanno dato esito negativo, sono state allertate le forze dell'ordine. Sono state lunghe ore di apprensione in cui i vigili del fuoco di Pesaro e Cagli, i carabinieri di Urbino e Acqualagna, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno lavorato incessantemente insieme ai tanti volontari della Protezione Civile e delle Guardie Ecologiche. Con l'aiuto dei gruppi elettrogeni che illuminano le acque del fiume hanno scandagliato il fondale due sommozzatori che poco dopo la mezzanotte hanno ritrovato il corpo senza vita del sedicenne. Il ragazzo nordafricano potrebbe essere annegato. La salma è stata trasportata all'ospedale di Urbino e a stabilire le cause della morte sarà la perizia del medico legale sul corpo della vittima. Ora, non sappiamo quali sono con esattezza le cause della morte di questo minorenne. Fatto è che fare il bagno in un fiume non è come farlo nel mare. Ci sono degli accorgimenti, sentiamo quali. I fiumi, in particolare il Candigliano e la Gola del Furlo, sono molto frequentati, specialmente d'estate, per cercare un po' di relax e refrigerio. Non tutti però sanno che i corsi d'acqua, naturali o artificiali, possono nascondere tante insidie. Questi ambienti, infatti, sono ben differenti dalle piscine o dall'acqua marina dove impariamo a nuotare ed è importante saper riconoscere i possibili rischi. Sarebbe bene innanzitutto andare nei posti in cui si tocca perché il fiume crea vortici o mulinelli che trascinano in profondità e dai quali è difficile riemergere. Un altro pericolo dell'immersione potrebbe essere quello dei sifoni, che sono dei passaggi più o meno grandi posti sotto un ostacolo, come ad esempio un grande masso. In questi punti la corrente diventa più forte e una persona potrebbe essere risucchiata nel sifone e rimanervi incastrata. Nei fiumi in pianura, attenzione alla terra, simile a sabbie mobili. Altro aspetto da non sottovalutare sono le correnti fredde. Queste possono far esaurire velocemente la forza fisica. Si potrebbe verificare inoltre un improvviso abbassamento della temperatura corporea, soprattutto se fino a poco prima si è stati sotto al sole o è stata praticata dell'attività fisica. Così come il mare poi, anche nei fiumi e nei laghi vige la regola di aspettare almeno 3 ore dopo i pasti prima di entrare in acqua. Altra cosa estremamente importante è il divieto dei tuffi, perché non sappiamo la profondità dell'acqua e soprattutto se ci sono dei massi nel fondale. Bisogna tenere d'occhio infine le condizioni meteo. Infatti, mentre a valle ci può essere sole, in alta montagna può scatenarsi un forte temporale che a volte provoca un improvviso aumento della portata d'acqua che, quando è consistente, trascina con sé tutto ciò che trova. A volte, dunque, fare attenzione ai piccoli accorgimenti ci potrebbe salvare la vita.
Incredibile incidente domestico a Pesaro. Un medico di 60 anni è sprofondato nel pavimento ed è finito al piano di sotto mentre faceva la doccia. La voragine si è aperta nel box della sua casa in campagna, si è spezzata la trave di legno del solaio sottostante e dunque l'uomo è precipitato per circa 2,5 metri al piano di sotto. L'incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 in un casolare sul Monte San Bartolo in strada Monte Castellano, un'abitazione che la famiglia utilizza come seconda casa d'estate e nei fine settimana. Soccorso da moglie e figlio, il sessantenne è stato portato all'ospedale in ambulanza, ma se la caverà per fortuna con qualche giorno di prognosi. Bandiera mezz'asta, fascia nera al braccio in segno di lutto ed un minuto di silenzio per ricordare il dipendente Roberto Tamburini, tragicamente deceduto sul lavoro dopo aver svolto con il trattore la sua attività di sfalcio dell'erba nella zona tra Castel di Mezzo e Colombarone. Questa mattina nel piazzale interno della provincia di Pesaro e Urbino si sono ritrovati il presidente Daniele Tagliolini, il vice Maurizio Gambini, il direttore generale Marco Domenicucci, il segretario generale Rita Benini e vari amministratori dei comuni del territorio e soprattutto tanti colleghi del dipendente della provincia ancora sconcertati per quanto accaduto. La Polizia di Stato ha portato a termine l'operazione Safety Car che ha coinvolto tutto il territorio nazionale per contrastare i furti e le rapine a danni di auto, motoveicoli ed autocarri. Per quanto riguarda la provincia di Pesaro e Urbino, l'attività è stata svolta dagli agenti dal 20 al 23 giugno ed ha coinvolto gli equipaggi della squadra volanti della Questura di Pesaro, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e le pattuglie di rinforzo del reparto Prevenzione Crimine di Perugia. Le forze dell'ordine hanno impiegato 13 pattuglie e controllato 400 persone, 2.000 veicoli e 25 motoveicoli. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale revoca il divieto temporaneo di balneazione in via Fadi Bruno a Ponte Sasso. Nei giorni scorsi, infatti, le analisi effettuate dall'ARPAM avevano rilevato il superamento del valore limite previsto per il parametro Escherichia coli, che è una specie di batteria localizzata nell'ultima parte dell'intestino dell'uomo e degli animali a sangue caldo. Dopo i continui divieti di balneazione del lungomare di Fano, i consiglieri di minoranza del Vecchio, Santorelli e Magrini hanno presentato una interrogazione per chiedere al sindaco di Fano Seri se è vero che tra i motivi del superamento dei limiti di balneabilità c'è la mancata realizzazione da parte di Marche Multiservizi del depuratore dell'Arzilla, promesso da tanti anni. In questo caso, se così fosse, chiedono al sindaco di avanzare all'azienda Marche Multiservizi i danni d'immagine arrecati alla città. E sono stati inaugurati sabato scorso i nuovi locali della Banca di Suasa in Viale 12 Settembre a Fano. Fra le novità dell'istituto di credito c'è anche uno sportello che è dedicato ai soci ed è aperto 24 ore su 24. La filiale fanese della Banca di Suasa amplia i suoi spazi operativi raddoppiando la superficie della sede, ma non snatura la sua anima ed il modo di rapportarsi alla clientela e ai suoi soci. Gli ambienti cambiano, ma le relazioni restano, come recita lo slogan di questo cambiamento, che poggia su basi solide però, visto che lo staff della filiale in 11 anni di lavoro, in soli 40 metri quadrati, ha saputo produrre 1.200 rapporti di conto corrente. Sono molto orgoglioso veramente di questa giornata, perché hai visto, Lino, quante persone sono venute oggi a dimostrazione dell'affetto e del fatto che Banca Suasa è stata accolta benissimo dai fanesi. Spero che adesso i nuovi clienti e i vecchi clienti abbiano un servizio migliore in fatto di riservatezza, in fatto di ampliamento di posto, in fatto anche di tecnologia. Nuova sede quindi, ma vecchie abitudini, ma vecchie solo come filosofia, non certo come tecnologia, visto che nei nuovi spazi ha trovato posto un nuovo terminale ATM Self che permette di avere la banca aperta H24. Noi abbiamo voluto dare un'opportunità a tutti i nostri clienti, soci,
di poter effettuare le operazioni non solo nell'orario normale di lavoro, quindi dalle 8.30 alle 15.30, ma fare le operatività per 24 ore su 24, quindi soprattutto per gli esercizi commerciali, quindi dare un'opportunità di fare versamenti sia di banconote che di assegni in totale comodità e tranquillità. Tant'è vero che noi in questa filiale abbiamo cercato di preservare la riservatezza, perché come puoi vedere siamo in un angolo in cui nessuno vede quello che può fare l'operatore, e in più abbiamo privilegiato la sicurezza. In preparazione al centenario delle apparizioni del 13 maggio del 1917 si è svolto a Fano il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima accolta nella sede dell'Unità. Dopo la festa della riconoscenza, una santa messa e uno spettacolo realizzato dalle ospiti di Casa Serena, si è svolta una preghiera mariana nella Basilica di San Paterniano. Alle ore 21 poi la processione solenne e una fiaccolata presieduta dal Vescovo Trasarti fino alla cappella dell'ospedale Santa Croce. Hanno animato la processione il complesso bandistico Città di Fano. Questa sera invece alle 20.30 è in programma ad Apecchio una fiaccolata ed il Santo Rosario, che partirà da Via Roma fino al Santuario del Santissimo Crocifisso. Seguirà una Santa Messa solenne celebrata appunto dal Vescovo Armando Trasarti. Sabato scorso 100 Pro Loco hanno confermato Mario Borroni presidente regionale per i prossimi 4 anni. Si è svolta la cooperativa Tre Ponti, sede della Proloco di Fano, l'assemblea elettiva della Proloco Marche, dalla quale sono emersi il nome del presidente regionale, degli 8 consiglieri, dei revisori, dei probiviri e del consigliere nazionale. A rappresentare la regione per altri 4 anni sarà Mario Borroni, della Proloco di Ortezzano, in provincia di Fermo. Eletto all'unanimità, con voto palese, Borroni ha detto che come primo atto cercherà di spingere l'approvazione della legge regionale sulle sagre di qualità e rendere quindi le Marche la prima regione ad adottare una normativa di questo tipo. Per raggiungere l'obiettivo, ha detto il presidente, possiamo contare sull'appoggio del vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi, che si sta impegnando a fondo per far passare la legge. Ci sono volute ben 4 ore tra discussioni, dibattiti e votazioni per riconfermare Borroni sabato scorso. Le modalità di votazione sono state gestite da Etienne Lucarelli, che per l'occasione ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Assemblea. Sono pienamente soddisfatto, ha detto, perché l'incontro si è svolto a Fano, segno che la nostra Proloco sta lavorando bene, non solo per il sostegno turistico e culturale che sta dando alla città, ma anche per la sinergia che è riuscita a creare con tutte le realtà regionali. Piena soddisfazione è stata espressa anche dal neoeletto Marco Collina della Proloco di Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il quale rappresenterà le Marche come consigliere nazionale. Il consiglio regionale delle Proloco invece sarà formato da 2 rappresentanti per provincia. Per quella di Pesaro e Urbino sono stati eletti Lorenzo Bonafede e Claudio Cucchiarini. All'incontro, oltre al consigliere Minardi, hanno partecipato il sindaco Seri e l'assessore al commercio Carla Cecchetelli. E grande partecipazione di pubblico lo scorso fine settimana alla festa della solidarietà a Centinarola di Fano. Quest'anno il ricavato dell'evento sarà destinato a 2 bambini adottati a distanza. Tantissime le persone che anche quest'anno hanno partecipato nel parco di Centinarola alla festa della solidarietà. Cibo buono, tradizione gastronomica la trippa con i fagioli e il contorno musicale hanno attirato non solo i residenti ma tanta gente da tutta Fano che vede in questa festa d'inizio estate l'occasione per iniziare le serate all'aperto all'insegna dell'allegria. Queste feste sono belle e non a caso io vengo anche come segno di attenzione, di simpatia, ma anche di ringraziamento per le associazioni e i volontari che organizzano queste feste, perché non dimentichiamolo, tutti coloro che lavorano in queste feste sono volontari, quindi solo per questo bisogna dirgli grazie e poi fanno tanto di più. Ecco, una cosa bella in queste feste avviene la commistione di giovani generazioni e persone più anziane che magari escono dalle proprie case e in pochi metri hanno una serata insomma diversa dal solito. No, questo è bello perché sono feste che magari possono avere una dimensione per una certa età,
ma in realtà ci sono tutte le fasce d'età e questo è piacevole. Qui significa che è un quartiere in festa, ma in realtà poi non è solo un quartiere, perché io vedo gente che vengono un po' da tutta la città ed è anche un'offerta che si unisce a tante altre offerte che nella ricca estate fanese c'è. Grande soddisfazione da parte dell'associazione Viviamo Centinarola, che con il grande lavoro dei volontari sa ormai come gestire questi 3 giorni pieni di iniziative, dove però la grande protagonista è la solidarietà, e con le associazioni presenti nell'area espositiva mostrando il volto dell'associazionismo solidale fanese. Sempre tanta gente, noi siamo contenti, volontari da sempre più gusto a essere qui e siamo contenti. Abbiamo deciso di dare una parte del ricavato a un arredo del giardino di Centinarola e un'altra parte andrà alla donazione, a 2 donazioni che abbiamo in Africa ormai da 9 anni, e quindi continuiamo ogni anno. È andata bene e siamo contenti e speriamo anche il prossimo anno di farcela, e noi faremo il più possibile per andare avanti. Che emozione! E sarà la compagnia all'oratorio di Rosciano ad aprire questa sera la rassegna dialettale alla BCC Arena di Fano. Alle ore 21 i ragazzi dell'oratorio porteranno in scena lo spettacolo Occhio alla cioccolata, scritto da Stefano Guidi per la regia di Vittoria Lettieri. Il biglietto d'ingresso ha un costo di 6 euro l'intero e 5 euro invece il ridotto. Domani invece l'attrice Marianna De Micheli arriverà a Marina dei Cesari con la sua barca a vela per presentare alle 21.15 allo Yacht Club del Porto Turistico il suo libro 100 Boline. Dopo 8 anni infatti sul set di 100 vetrine, la protagonista ha deciso di smettere i panni dell'attrice e di calarsi in quella della velista, salendo su una piccola barca a vela e circumnavigando l'Italia da sola, con l'unica compagnia del suo gatto. Marianna racconterà di questa avventura, ma anche dell'amata Thailandia e dell'incredibile esperienza diretta dello tsunami del 2014 che distrusse villaggi e causò la morte di centinaia di persone. Chiudiamo con una breve di sport. Sono state presentate questa mattina nella sala CONI di Ancona le 2 squadre di pallavolo che parteciperanno alle Kinderiadi ad Assisi, un trofeo prestigioso che vedrà gareggiare tutte le regioni d'Italia. Le squadre, quella maschile e quella femminile, rappresenteranno le Marche, l'edizione numero 33 del trofeo delle regioni di pallavolo, e questa mattina, prima di partire per la città di San Francesco, sono state salutate dal presidente del CONI Germano Peschini, da Michelangela Ionna, Marco Paolini e Franco Brasili. Ad allenare le 2 squadre, Massimo Citeroni, quella maschile, e Stefano Agostinelli, quella femminile. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Noi ci vediamo domani sera. Arrivederci.